Ciao a tutti, in questa videoricetta prepareremo i pizzi leccesi. Sono dei piccoli panini della tradizione salentina con un condimento davvero gustoso che vi farò vedere nel corso della preparazione. Quindi vi lascio subito gli ingredienti al procedimento e come al solito se vi piacciono le mie ricette iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e un commento. Ciao, alla prossima! Per iniziare ho sciolto mezzo cubetto di lievito di birra in un bicchiere d'acqua tiepida ed ho setacciato le farine in una ciotola capiente. Ho quindi versato nelle farine il lievito sciolto, ho aggiunto un pizzico di sale e un cucchiaino di zucchero e ho iniziato a mescolare con la forchetta, aggiungendo pian piano la restante acqua tiepida. Finisco di impastare con le mani per renderlo omogeneo, quindi lo lascio nella ciotola e lo copro con la pellicola e lo faccio lievitare per almeno 2 ore. Intanto mi occupo del condimento, quindi ho sbucciato 3 cipolle e le vado a tagliare a fettine abbastanza sottili. Poi, dopo aver lavato i pomodorini, li taglio in 4 parti. E per finire taglio a metà le olive nere denocciolate. Quindi trasferisco le cipolle in una padella e le faccio rosolare per 5 minuti con un filo generoso d'olio evo. Aggiungo poi le olive, i pomodorini e i pelati schiacciandoli bene con una forchetta e lascio cuocere per altri 10 minuti. In questo momento, se necessario, aggiustate di sale e se gradite aggiungete del peperoncino. Dopo 2 ore l'impasto sarà raddoppiato di volume, quindi tolgo la pellicola e lo stacco dalle pareti della ciotola. Ho aperto leggermente l'impasto e ho aggiunto poco per volta il condimento, impastando bene il tutto in modo da amalgamare gli ingredienti. Ho sistemato sul piano da lavoro l'impasto, un piatto con della farina e una teglia rivestita da carta da forno anch'essa infarinata. Con le mani infarinate prendo un mucchietto di impasto, lo giro nella farina e lo adagio sulla teglia e faccio questo lavoro fino a completare tutto l'impasto. Quindi metto in forno preriscaldato per circa 15-20 minuti a 200 gradi. Ed ecco pronti i vostri pizzi leccesi, che vi raccomando non devono avere una forma precisa.